Ciao amici di Endu Channel, oggi mi trovo a Borzano, alla Tana New Bike Keller, sulle colline reggiane, veramente pochi passi da Reggio Emilia. Oggi faremo un percorso, un anello di quasi 12 km per un dislivello di 350 metri. Qua sulle colline reggiane c'è cibo, cultura, vino, paesaggi incantevoli e tanto tanto sport. Non sarò sola oggi, sarò accompagnata da uno che questa zona conosce proprio bene. Andiamo a conoscerlo. Ciao Christian! Ciao Justine! Benvenuta! Grazie mille! Benvenuta a Borzano! Quanta gioventù! Hai visto? Qui ci sono parte di ragazzi della nostra scuola di mountain bike che stanno facendo un corso di avviamento al triathlon. Abbiamo una scuola di mountain bike che è attiva dal 2005 e abbiamo ragazzi dai 6 anni fino ai 17 anni. Insegniamo tecnica, insegniamo tutto quello che c'è da insegnare e li affacciamo al mondo dell'agonismo, però è una cosa che facciamo lentamente, senza pressioni. Noi adulti siamo anche appassionati di triathlon e quindi... Chi non lo è? Esatto, quindi abbiamo voluto portare questa passione, stiamo cercando di portare questa passione anche a loro e sembra che piaccia molto e qui è proprio un corso d'avviamento. Stiamo iniziando. Il negozio di bici, il team connesso, la scuola per i bambini di mountain bike, la scuola del triathlon e con la Tana abbiamo voluto creare la casa dello sportivo sostanzialmente, cioè un posto che accogliesse chiunque abbia voglia di stare all'aria aperta, di fare sport e non a caso l'abbiamo voluta creare qui a Borzano ai piedi dell'anello di Cadelvento perché è un posto magnifico. Dove mi porterai oggi? Dove ti porterò? Dove ti farò sudare un po'. È considerato il giardino di Reggio Emilia. Oh, wow. Per tutti i reggiani che vanno in bici e che corrono a piedi. E l'anello classico che faremo noi è 12,5 km, quindi con un dislivello di 350 metri, quindi non è faticosissimo, non è una cosa impossibile. Fattibile. Ha veramente tante 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 sfumature diverse, naturalistiche, storiche, vedrai. Allora Justin, qui siamo circa a metà della salita, dopo arriveremo più in alto rispetto a qui di circa 100 metri ancora come quota, però già qua vediamo il castello di Borzano qui e sopra c'è un'altra zona rurale, Casperanza si chiama, e poi se andiamo a vedere nella valle, qui affacciamo sulla pianura padana e vediamo la chiesa di Monterico, quella che vedi lì. Sì, sì, sì. E in fondo possiamo notare i ponti di Calatrava, un peccato che ci sia foschia perché potremmo vedere anche le Alpi, si vede benissimo il Monte Baldo, si vede tutta la zona delle Alpi veronesi, molto bello. Bellissimo. Sei stanca? No, non ancora. Allora andiamo a stancarci. Allora dopo la salita il vento è fresco, ma non era proprio facile, c'è stato quel momento che ho detto non so se ce la farò. Dove siamo? Qui siamo a Cadelvento e come senti e come si vede anche dalle foglie che si muovono sugli alberi, qui c'è sempre vento e da questa caratteristica prende il nome questa collina, che è la prima collina che vedi tra la pianura padana e
tutto ciò che è dietro, che è l'inizio degli Appennini. È il punto più alto dell'anello di Catelvento, circa 350 metri sul livello del mare. Ma adesso c'è tutto discesa e discesa, è difficile, ce la farò? No, non voglio sminuirti, però se la fa chiunque. Hai perché vinto. È una discesa abbastanza facile. L'unico pezzo appena difficile sono i primi 100 metri. Poi benissimo, dopo, infatti guardandomi già... appena difficile. Segui i miei consigli e li farai tranquillamente. Le tue orme. Discesa. Justin, siamo arrivati di fronte al castello e abbiamo Elisabetta che ci aspetta. La nostra esperta. Esatto. Raccontaci un po' com'è questo castello di Borzano. È un po' il luogo simbolo perché qua si racchiude tutta la storia un po' di questo territorio. Come vedete c'è una parte centrale che era la parte abitativa. Quello che vediamo adesso non è il vero e proprio castello come ce lo immaginiamo con le merlature, perché purtroppo nel tempo ha avuto varie vicissitudini e intorno al castello sono state fatte tanti scavi dagli archeologi che poi vedremo nel percorso didattico al centro di educazione ambientale, dove vi spiegherò poi un po' tutti i ritrovamenti che hanno fatto. Quanti anni ha questo castello? Ah, questo castello risale al periodo matildico, perché queste erano comprese nelle zone matildiche, quindi diciamo nel 1100. La Tana della Mussina, che è un altro luogo simbolo, rimane ai piedi del castello. Nel bosco che vedi lì sotto c'è questa grotta che fa parte di questo sistema carsico dei gessi. Cosa si vede dentro la grotta? È un ambiente scuro, freddo, però se con la pila illuminiamo le pareti vedremo brillare tutto il gesso. Freddo d'estate l'ingresso della grotta, ma caldissimo d'inverno. Sì, perché c'è una temperatura quasi mite tutto l'anno. È possibile accedere, però ovviamente fino a un certo punto, perché dopo è un percorso che si possono fare solo persone esperte, gli speleologi, perché ci sono dei punti molto complessi da percorrere. E proseguiamo verso Acea, così insomma vedremo com'era in origine, perché lì è conservato un plastico che fa vedere proprio il castello vero e proprio. Prima però, Justin, ti porto a mangiare qualcosa. Hai letto nei miei occhi che sto morendo di fame. Qualcosa di tipico. Allora, insella e via. E via, ti porto io, Elisabetta. Da Emiliano posso dire che la nostra terra è bellissima e non abbiamo nulla da invidiare. Meno conosciuta di altre zone d'Italia, tipo la Toscana, assomiglia molto alla Toscana. Come vino, ragazzi, vi sto servendo una spergola metodo classico. La spergola è un vitigno a bacca autoctona del nostro territorio, della zona, diciamo, collinare. Un vitigno piantato negli anni 70 da mio nonno, infatti per questo si chiama l'Alfeo, che era il nome di mio nonno. Ciccioli non possono mancare a Reggio Emilia, perfetti per l'aperitivo e l'antipasto reggiano. Poi abbiamo l'erbazzone, che è una torta salata fatta con bietole, spinaci e parmigiano reggiano, ovviamente, solo esclusivamente a Reggio Emilia. Poi abbiamo del parmigiano reggiano che l'abbiamo servito con delle perle di aceto balsamico, sempre di nostra produzione. Poi abbiamo un salame alla spergola, quindi viene impastato sempre con il vino che produciamo noi. E poi vi abbiamo dato un assaggio di giardiniera e di parmigiana, anche queste vengono fatte sempre con la produzione del nostro orto. Allora non ci resta che provare tutto. Esatto. Buon appetito! Dei tortelli verdi per riprenderci con l'erbazzone, è lo stesso pesto che usiamo per fare l'erbazzone, ovviamente poi con l'aggiunta di ricotta, ed è una pasta fresca all'uovo condita nella maniera più classica possibile, cioè burro e salvia. Spolverata di parmigiano sopra e sono perfette. Principalmente l'azienda è un'azienda vitivinicola, quindi di base produciamo diverse bottiglie di vino, dal Lambrusco fino alla spergola, poi abbiamo anche degli spumanti di Pinot. Tra l'altro il sorbetto che state degustando all'interno ha sempre una base di spergola, sempre in coltivazione biologica, cereali, legumi, dal quale poi otteniamo le farine e il farro, e un orto biologico dal quale poi otteniamo i sottoli, i sottaceti che vedete, le marmellate che
le facciamo sempre a base di uva, spergole, lambrusco e un po' di fichi, perché abbiamo qualche pianta di fico sparsa per l'azienda, e gli immancabili sughi d'uva, che è un altro prodotto tipico reggiano, che non è altro che mosto e farina, ed è un dolce al cucchiaio. Poi sempre con il nostro mosto facciamo anche tutta una linea di cosmetica 100% naturale, quindi una linea viso e una linea corpo. Poi recentemente abbiamo introdotto anche il gin aromatizzato alla spergola, che utilizziamo anche per tutti i cocktail, e un amaro aromatizzato al lambrusco. Partiamo! Ci ubriachiamo, con questo ci ubriachiamo. Benvenuti qua al Centro di Educazione Ambientale alla Sostenibilità. Abbiamo un percorso didattico che illustra un po' tutto quello che avete visto nella vostra passeggiata in bicicletta. Passeggiata? Passeggiata. Ecco, questo percorso didattico è stato pensato per le scolaresche, perché spesso vengono in visita e qua trovano tutte le caratteristiche del territorio. Le nostre colline sono attraversate dalla vena del gesso, sono cristalli che si sono depositati nel corso dei millenni a seguito dell'evaporazione dell'acqua marina dovuta a una grandissima crisi di aridità 5-6 milioni di anni fa, e hanno formato queste colline. Quindi anche il castello di Borzano è costruito su una rupe gessosa, tant'è che è chiamato selenite, pietra di luna. Ci troviamo di fronte a questa ricostruzione del castello di Borzano, che voi avete visto è un po' diverso da come era in origine. Questa è una ricostruzione fatta dal gruppo archeologico albinetano, che in seguito agli scavi ha ritrovato quelle che erano le fondamenta dell'antico borgo. Il castello aveva le merlature come un tipico castello, che aveva una funzione difensiva. Poi nel 500 è stato trasformato in residenza signorile. Questa è la chiesa, che è stata chiesa parrocchiale di Borzano fino al 1600, e qua intorno e dentro la chiesa gli archeologi hanno rinvenuto tutte queste tombe antropomorfe scavate nel gesso. E vedete questa discesa è stata liberata dagli archeologi dalla vegetazione cresciuta, e hanno rinvenuto tutti i reperti che i castellani, i conti Manfredi che abitavano questo castello, buttavano dalla finestra. Quindi era, diciamo, la loro discarica. Ma come? Anche allora, vedi? Gli archeologi hanno recuperato tutto questo materiale preziosissimo, e nei loro locali, che si trovano al piano superiore della struttura, con santa pazienza restaurano e ricompongono. In queste vetrine vedete un esempio di tutto il materiale che è stato rinvenuto negli scavi sotto il castello di Borzano. Sono ceramiche graffite della fine del 500, 400-500. Ma qualche anello, no? L'abbiamo trovato, adesso sì. Vedremo anche quelli. Poi c'è tutta una vetrina con una serie di vetri che quelli, per la loro delicatezza, fragilità, naturalmente non si possono ricostruire. E quindi, insomma, basta guardarsi intorno e si vede un po' la varietà anche di soggetti e di colori raffigurati. Questi sono i gioielli d'epoca, cannellini, poi troviamo delle medagliette votive, troviamo i pettini, e qua al centro c'è una preziosissima meridiana da viaggio, è un esemplare pressoché unico della fine del 400, inizio 500, quindi è un pezzo molto raro. Da questa parte invece abbiamo tutta una serie di fibbie, bottoni. Quindi, insomma, sono tutti oggetti di uso quotidiano. In quella vetrina, ad esempio, invece abbiamo dei pezzi di ceramica molto belli. Vedi che varietà di decori, di colori. Sì, questo è molto bello. Sono pezzi molto belli. Ma non c'è qualche racconto, qualche leggenda? C'è la leggenda della Musina, che è quella che dà il nome poi alla tana. Ci sono varie versioni. C'è chi pensa che fosse una guerriera che viveva nella tana, chi pensa invece che fosse una strega. C'è anche una leggenda che dice che era l'amante del signore del castello. I miti, ce ne sono tanti. Nelle leggende popolari però hanno resistito, tant'è che la tana, la grotta, prende il nome della tana della Musina, quindi... Siamo alla setaia comunale, qui abbiamo Vilmo, che è uno dei volontari che si occupa della gestione di questo bellissimo posto, adesso lui ti spiegherà tutto. Questo è uno degli edifici più interessanti, più importanti del comune di Albinea, che è diventato
di proprietà pubblica dal 2003, prima era una proprietà privata. E questo edificio nasce, diciamo, nei primi del 600, quando i gesuiti acquistarono un podere, e da lì poi tante trasformazioni. Dopo edificarono le prime costruzioni, poi con successive modifiche ci troviamo con una villa come questa, che è un punto di riferimento per il comune. Alessandro, mi incuriosisce tantissimo il processo proprio dell'aceto balsamico. Quanti anni hanno questi botte qua? Questi barili in particolare hanno iniziato la produzione 12 anni fa, quindi hanno l'età minima per poter chiamare aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia. I barili sono tutti di capacità diversa e di legni diversi, perché ogni legno conferisce una caratteristica particolare. Questa è una cosa che non sapevo. Mi piace. Il castagno si usa nei barili dove c'è l'aceto più giovane, il gelso e il ciliegio sono alberi da frutto che danno aromi particolari e anche colore. Il rovere di solito si usa nei barili dove c'è l'aceto più vecchio, più concentrato, perché è adatto alla maturazione per potersi fregiare della tipologia DOP, DOP, cioè certificato dalle comunità europee. L'aceto viene giudicato da una commissione di esperti, valuta i caratteri visivi, olfattivi e gustativi. Il prodotto finito deve essere, dal punto di vista visivo, limpido, quindi pulito, avere un colore bruno carico e avere una densità sciropposa. Dal punto di vista olfattivo e gustativo deve avere un'estrema armonia tra i caratteri acido e dolce, e poi tutti gli aromi dei legni che ha attraversato nel corso degli anni. Una batteria così, che circa contiene, diciamo, 200 litri di aceto in maturazione, si produce circa un litro all'anno. Come Chanel, basta una goccia. Basta una goccia, esatto. Esatto. Christian, ti ringrazio per la bellissima giornata, anzi mi sembra una settimana. Abbiamo fatto quante cose: cultura, castello, salice, vino, cibo. Aceto. Guarda, abbiamo fatto degli assaggi, come l'assaggio dell'aceto balsamico, e ti abbiamo fatto fare degli assaggi di questa terra dell'Emilia, e mi auguro di rivederti qui in questi posti, perché c'è tanto ancora da scoprire. E non vi preoccupate, perché l'avventura continua con il nostro Discovering Emilia, Emilia by Bike, sempre qua su Andy Sano. Seguiteci, noi ciao. Saremo alla Tana. Alla Tana, ciao.